Saluto Alfredo Luis Somoza che è con me, presidente ICEI. Alfredo, ben trovato, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori e Grazie, telespettatrici. partiamo da quello che ha scritto il nostro telespettatore. È vero che in questo momento poco importa ai cittadini l'elezione del Presidente della Repubblica, però se così fosse, quanto invece è importante o meno per il nostro Paese in questo momento storico? Beh, che sia importante non c'è dubbio, non sono periodi normali questi, anche perché ricordiamo che gli ultimi due presidenti hanno dovuto risolvere situazioni di emergenza. Napolitano nominando Mario Monti in un momento di tracollo dell'economia italiana e poi il governo Draghi nominato da Mattarella. Quindi il presidente che cioè formalmente continuiamo a dire che è il notaio della Costituzione, il notaio della Repubblica, negli ultimi due mandati sicuramente ha dovuto farsi carico di cose ben più complesse. Che interessi non interessi, boh, sì, effettivamente non c'è un grande fermento andando nei VAR o girando nelle nostre città. Io credo che questo sia dovuto anche alla pessima partenza dei giocatori, cioè della politica, nel senso che le due candidature che sono state avanzate da parte del centrodestra con Silvio Berlusconi, come se il Presidente della Repubblica fosse, diciamo, in appalto a una parte politica, quindi un candidato di parte, al netto poi delle opinioni che si possono avere su Berlusconi, ma è stato presentato come il candidato del centrodestra, e questo è un errore madornale rispetto alla Presidenza della Repubblica. E dall'altro lato anche la partenza molto modesta e anche molto, se vogliamo, un po' melanconica di Letta quando del PD, che sono partiti direttamente con la reelezione di Mattarella, cioè come se la politica già si fosse arresa prima ancora di cominciare a giocare, non ci fosse nulla da fare e quindi riconfermiamo Mattarella. Ecco, quando era successo con Napolitano, la situazione non era molto, molto diversa da quella attuale dal punto di vista di una politica che non riusciva a trovare capo alla situazione, ma ecco che si ripeta dopo qualche anno la stessa situazione in partenza, effettivamente non è stato un bel viatico perché i cittadini si interessino della vicenda. Adesso invece da oggi comincia il vero gioco, come sempre è stato, perché alla fine il presidente emerge dai giochi che si tesseranno in Parlamento in questi giorni, e Certo. probabilmente la tensione crescerà un po' di più, ma certamente il fatto che noi abbiamo una democrazia indiretta per quello che riguarda la presidenza della Repubblica non aiuta ovviamente alla grande, diciamo, voglia di partecipazione da parte dei cittadini. Allora, stanno arrivando anche un po' di messaggi sul nostro canale YouTube perché per questo spazio siamo live ovunque, quindi a parte sulle fonti.tv ma anche su tutti i nostri social e anche YouTube. Allora, Luciano scrive: il contesto politico stabile ci sarà con Draghi presidente della Repubblica e un suo fido collaboratore come presidente del Consiglio. Uno scenario gradito tanto all'estero. E beh, e poi tu che ti occupi proprio di questioni Sì. che ti chiedo cosa ne pensi. E poi Jack invece un po' più negativo dice: la gente seria ve la sognerete ai palazzi. Vabbè, insomma, dice non, tanto alla fine probabilmente sto interpretando le sue parole, verrà messo qualcuno che piace alla politica, punto e stop. La serietà viene in secondo piano. Allora, beh, lo scenario, si è parlato di questo scenario, Draghi spostato al colle e poi un suo fido che continua il lavoro. All'estero sicuramente sarebbe un bel biglietto da visita, Alfredo. Sì, diciamo che all'estero non vogliono che si perda Mario Draghi. Il problema di Mario Draghi, che diciamo, come diceva il direttore Contu prima, c'è stato un problema di tempistiche, perché il problema di Mario Draghi attualmente è che è il primo ministro in carica, ma in carica, diciamo, a fine legislatura, come sappiamo, manca un annetto, grosso modo. Quindi Draghi o fa il salto del Quirinale o praticamente scomparirà velocemente dalla politica italiana. E questo non ricordiamoci anche la parabola di Mario Monti, che aveva più o meno non gli stessi Beh, titoli, ma molto. ma anche se Draghi però è visto diversamente, perché sai, Monti, anche per quello che ha Sì. dovuto fare, diciamo, Sì. e anche per il suo curriculum, che comunque era diverso, no, da quello di Mario Draghi. Sì. Nonostante questo, secondo te potrebbe fare la fine di Monti se non si Ma spostasse?
Allora, Monti ha dovuto fare lacrime e sangue e Draghi ha il vantaggio di poter spendere quello che gli pare. Questo diciamo che fa una grandissima differenza. Dopodiché Monti cade quando si entusiasma del fatto che, che aveva fatto politica e che era già senatore a vita, vi ricordate tutto quello che era successo all'epoca, ma si era messo in testa di fare politica e si è creato anche il suo partito e lì è stato velocemente espulso dalla politica. Draghi ha fatto un passo falso nel discorso che aveva fatto alla conferenza stampa quando parlava di sé come nonno in qualche modo libero di andare al Quirinale, perché come sappiamo nel galateo della politica questo è pericoloso. Venendo alla tua domanda velocemente, Draghi era perfetto per andare al Quirinale, cioè lui era il garante che l'Europa si sarebbe sempre sognata, soprattutto in un momento in cui abbiamo una frontiera calda con l'Ucraina, abbiamo la Brexit che ancora non si è conclusa del tutto e abbiamo la Francia che è entrata nella campagna elettorale da quale ancora non sappiamo come uscirà. Quindi Draghi sicuramente sarebbe molto gradito alla presidenza della Repubblica. Il problema è cosa succede con il governo, perché è stato già chiarito in queste ore che non è accettabile che Draghi vada al Quirinale nominando lui il suo successore tra i fedelissimi che si chiamino Franco Colao. E quindi, e questo è il punto, se la politica si appropria a questo punto del governo italiano, sicuramente se si arriverà per caso alla fine della legislatura, ma Draghi potrebbe essere in qualche modo condannato, tra virgolette, a fare effettivamente il notaio della Repubblica, perché sarà molto difficile che gli venga concesso da un lato la poltrona del Quirinale e dall'altro lato di nominare un suo fedelissimo a capo del governo italiano. E penso che la trattativa in questo momento sia su questo. Corre voce anche che lui non accetterebbe di andare al Quirinale se non può scegliere il successore, sì, ma su vero. Questo pare che la politica l'abbia già detto che non esiste, che la politica non possa decidere chi è il successore se lui va al Quirinale. Quindi credo che tutto il gioco stia qui, e detto questo, secondo me i nomi che restano più potabili non sono questi. Beh, spesso accade quello che tu hai ipotizzato, cioè che i nomi che si fanno poi non sono mai quelli, quindi escluderesti, ovviamente parliamo di un ambito di possibilità e di, come abbiamo anche poi scritto, di Toto Quirinale, facciamo una sorta di azzardo, cioè quindi Casini, Amato, anche la Belloni la escluderemmo quindi con questa logica, visto Elisabetta Belloni tra l'altro la conosco bene perché le ha fatto tutta la sua carriera al Ministero degli Esteri, esatto. È un'ambasciatrice di rango. Non ha mai fatto politica, quindi non la vedrei sicuramente come primo ministro. Questo qua è un governo Draghi, è un governo misto tecnico-politico, e quindi non credo che sia il ruolo della Belloni, che invece potrebbe perfettamente essere al Quirinale, ma c'è un piccolo problema, che attualmente è a capo dei servizi e questo crea qualche vincolo, qualche problemino rispetto al passaggio alla politica, perché le persone che hanno il ruolo che ha Elisabetta Belloni in questo momento sanno molto di tutti gli altri, certo. E quindi diventano temibili se vanno a occupare quel posto, no? Uno certo. Di quelli che l'hanno fatto è Vladimir Putin, al netto di tutte le differenze che possiamo fare, ma diciamo che è un'anomalia, in Occidente non si usa che si faccia il salto dai servizi alla politica. Giuliano Amato, che è una persona sicuramente apprezzabile, ha un piccolo problema che non viene sottolineato, che ha 33 anni e quindi finirebbe il mandato a 90 anni, che è comunque un'età piuttosto avanzata, ma Amato è, se uno fa a memoria storica, è l'evergreen, cioè è il candidato permanente ogni 7 anni da almeno 3-4 giri, quindi è una di quelle carte che tu butti lì andando sul sicuro. Poi attualmente tra l'altro vicepresidente della Consulta, quindi diciamo che ha fatto un po' dimenticare il suo passato politico. E Casini, che poteva essere un ottimo profilo, c'è un vecchio democristiano che è stato impeccabile presidente della Camera, che è stato col centrodestra ma che è stato eletto col centrosinistra attualmente, presidente dell'Internazionale Democristiana, quindi diciamo avrebbe tutte le 66 anni, sarebbe uno dei presidenti più giovani della Repubblica, se ne sta parlando troppo. E quindi quando pare che ci siano tra l'altro già dal centrodestra che non lo riconoscerebbe come un erede di quella tradizione, pur essendo stato, come vi ricordate, uno dei tre pilastri dei governi Berlusconi e nominato a Presidente della Camera proprio da quella maggioranza,
Quindi se, troppo chiacchiera su questi due nomi, su Belloni, che è attualmente la candidata di una testata molto importante che si chiama Repubblica, che sta facendo una campagna chiara, evidente, in prima pagina, basta dare un'occhiata stamattina per capirlo. Quindi ecco, io credo che alla fine non sarà nessuno di escluderesti questi. Sì. Poi si sta facendo anche il nome, poi ti saluto, di Andrea Riccardi, è uscito proprio in queste ore, l'ex Andrea ministro. Riccardi sarebbe il primo, il famoso papa laico, nel senso che Andrea Riccardi, che è stato il ministro della Repubblica, eccellente persona, uno dei fondatori della comunità di Sant'Egidio, diciamo che non è chiaro se le sue obbedienze, dovendo fare il Presidente della Repubblica, corrispondano prima alla Repubblica Italiana o al Vaticano, questo sarebbe da chiarire. E un Mattarella bis in chiusura, come ho chiesto al mio precedente ospite, lo sarebbe, vedi? Sarebbe la conferma della sconfitta della politica, ripetendo lo schema napolitano. Mattarella comunque non è napolitano, per questo motivo che ha fatto il discorso di fine anno in piedi con gli scatoloni aperti, quindi mi sembra che ci siano pochi margini, certo, tranne che ci sia il disastro, tracolli ogni ipotesi e si faccia un patto, diciamo, di un Mattarella bis a termine per un anno per accompagnare la fine della legislatura, ma diciamo con un pessimo, a quel punto un pessimo sentiment su cosa sono potrebbe succedere dopo un anno, tra l'elezione delle Camere e l'elezione del Presidente della Repubblica. Sono d'accordo, a parte che nel fine settimana è già iniziata l'operazione di trasloco di Mattarella, che deve lasciare spazio al nuovo inquilino. Insomma. Sarebbe un pessimo segnale appunto per i mercati e per l'Europa. Sì, assolutamente sì, proprio l'incapacità della politica di... Allora, da una parte l'incapacità politica di disegnare un successore, dall'altra la mancanza anche di figure istituzionali di rilievo e di alto profilo che possano appunto sostituire Mattarella. Grazie Alfredo Luis Mozza, naturalmente ci sentiamo presto sulle Fonti TV, buona giornata. Grazie anche a voi, buon lavoro. Grazie, buon lavoro.